sono Monica, benvenuti nel mio canale. In questo video vi vorrei parlare di affettività e anaffettività. L'affetto è la condivisione di coccole con una persona senza un fine sessuale. Affetto e sesso sono due facce della stessa medaglia, spesso contrapposte. Quando aumenta il sesso, diminuisce l'affetto e viceversa. L'affetto è uno scambio di contatto fisico, anche se si può manifestare attraverso altri canali sensoriali, ma il canale privilegiato è il canale cinestesico, quindi il contatto fisico. Si può dimostrare affetto anche con le parole e in altri modi, ma la via regia dell'affetto resta il contatto fisico. Anche la mancanza di affetto si manifesta con il contatto fisico. Il contatto non è più una coccola, ma un'aggressione. Il contatto fisico genera dolore, paura e sofferenza in chi lo riceve. Un bambino brutalizzato fisicamente dai genitori da adulto eviterà il contatto fisico con gli altri perché lo vivrà sempre come un potenziale pericolo. Adulti che provano fastidio verso il contatto fisico possono aver vissuto nell'infanzia un trauma. La relazione genitoriale era basata sulla violenza ed adulti hanno sviluppato una fobia per il contatto fisico. Hanno messo in atto un meccanismo di difesa che è l'evitamento di qualcosa che inconsciamente sentono come minaccioso. A volte si dice alle donne vittime di uomini violenti, ti picchia perché ti ama troppo, oppure ti picchia perché è geloso e non vuole perderti. Questi messaggi sono dei doppi legami. Nella stessa comunicazione stanno insieme due concetti opposti. La violenza non è mai espressione di amore, ma di odio. La violenza fisica è l'espressione dell'odio che si prova verso quella persona. Nessuno ti picchia perché ti vuole bene o perché te lo meriti. La violenza fisica è ammissibile solo quando ti trovi nella drammatica situazione di dover proteggere la tua incolumità personale. La responsabilità è di chi ti aggredisce perché ti mette nella situazione di doverti difendere. Se un genitore picchia il figlio perché il bambino è capriccioso, non lo picchia perché se lo merita, ma perché non è in grado di educarlo correttamente. La violenza fisica del genitore è espressione di una sua frustrazione personale e di un suo fallimento come educatore. Prima di arrivare alla violenza fisica, lo step iniziale di solito è la violenza psicologica. Un genitore usa la violenza psicologica per sminuire il figlio, lo vuole distruggere e farlo sentire che vale poco come persona. Bene, per questo video io mi fermo qui. Iscriviti al canale, metti un like. Condividi il video con i tuoi amici, scrivi pure i tuoi commenti, dimmi che cosa ne pensi. Attiva la campanella per restare sempre aggiornato ogni volta che uscirà un nuovo video. Seguimi sui social, sono presente su Facebook, Twitter e Instagram. Ciao e ci vediamo alla prossima. Ti ringrazio per avermi ascoltato.